Ciao a tutti, io sono Aaron Sabadin, siamo qui oggi per l'unboxing di una scheda video. La scheda video in questione è targata Asus e una GeForce GTX 760, non è nuovissima, ma non è neanche vecchia. Diciamo che per un computer che abbia delle prestazioni veramente ottimali, questa qua è il minimo consigliato, insomma, da noi di Formobase per assemblare un computer. È notevolmente potente. Permette sia di giocare che di fare video rendering sfruttando la modalità CUDA, ma adesso senza stare a perdere tempo, andiamo a spacchettare e vediamo come è fatta la nostra scheda video. Mi armo di taglierino. Scusate se vedete ballare la fotocamera. Ecco. Andiamo a vedere. Questo prodotto è un mio acquisto. L'ho ordinato su BPM Power e devo dire che sono veramente veloci a consegnare. Non come le tempistiche che ha Amazon, però sono bravi. Vedete, la confezione è semplice cartonato stampato, molto bello anche la grafica. Andiamo ad aprire questo cofanetto bianco, riuscite a vederlo? Sì. Troviamo la nostra scheda video, che in cellofanate tutto. Abbiamo i Molex già inclusi, un morbidissimo poliestere che conserva la nostra scheda video. Alzando questo troviamo gli speed setup, non c'è nient'altro, vedete. Quindi andiamo a mettere via tutto. Vedete, adesso andiamo a aprire il sacchettino della nostra scheda video. Attenzione a non fare danni quando fate questa cosa col taglierino. E questa qua la nostra scheda video targata Asus. Vedete che c'è già la copertura delle DVI con dei coprigomma e dei copriplastica azzurrini. Abbiamo la nostra copertura del dissipatore in plastica con le eliche targate sempre Asus. E qua vedete che la PCI Express è protetta, scusate che metto bene, è protetta anch'essa da un involucro di plastica. E qua dietro c'è l'alimentazione, che si deve utilizzare, appunto, si deve alimentare tramite questo cavo qua. E vedete che anche i due attacchi sul posteriore, relativamente qua, sono coperti anch'essi da dei gusci di plastica protettivi. Questo è quello che troviamo all'interno di questa scatola. Da Aaron Sabadin è tutto, presto monterò questa scheda video nel computer che mi sto assemblando, dove farò appunto un assemblato con questa scheda video, un processore i7 3770, 16 GB di RAM targate scusate, Kingston, le HyperX Fury, e dopo farò tutti i relativi benchmark per vedere cosa offre questa splendida scheda video. Ripeto i miei saluti e ci vediamo alla prossima unboxing. Vi ricordo che alla fine di questo video troverete tutti quanti i nostri link per i social network. Ciao ciao!